Ciao e benvenuti. Sono qui sul tetto del Lingotto, dove ieri abbiamo presentato alla stampa un paio di novità che ci tenevo oggi a raccontarvi di persona, una per Torino e una per il mondo. Inizio da Torino, anzi dal Lingotto. È stata la fabbrica emblema dell'industria italiana, unica nel suo genere, con sul tetto una vera pista con due paraboliche. Qui provavano le auto prima di mandarle in giro per il mondo. Era una genialata in quei tempi, perché nascosto da occhi indiscreti, anche perché i droni non c'erano. Insomma, il nostro cuore, le nostre radici sono qui, a Torino. Dunque questa è casa nostra. E sapete, anche se ormai siamo cresciuti e presenti in tanti posti nel mondo, questa è una cosa che Fiat non dimenticherà mai. E così abbiamo scelto il Lingotto come manifesto di Fiat e come simbolo di un futuro più sostenibile. Dunque oggi vi porto a scoprire un Lingotto nuovo. Ecco, la prima cosa che volevo farvi vedere si chiama Casa 500. Allora, non vi aspettate un classico museo dell'auto, no. Qui parliamo di un paese, di una città, di cultura, di storia, di ricordi e di come la 500 è stata un motore di nuove idee, di nuove emozioni. Per noi era fondamentale raccontare tutto questo, perché chi compra la nuova 500 elettrica oggi non compra solo una macchina elettrica, anche se fantastica, non compra solo tecnologia, no, compra un mondo di valori, di ispirazioni, di bellezza italiana. Dunque, Casa 500 è la casa di questi intangibili. Ed ogni sala del museo è una tappa su il percorso che ci porta a scoprire il mondo che c'è dietro l'emozione 500. Una è dedicata a Torino, un'altra alle persone che hanno creato la 500, in un'altra ancora si vede come è diventata un'icona pop, come negli anni 50 e 60 ha emancipato milioni di italiani, e poi racconta anche perché il suo ritorno nel 2007 è stato abbracciato con entusiasmo e non solo dall'Italia. Ma c'è anche del tangibile in Casa 500. Tutto attorno a me rispetta la regola che ci siamo dati di riciclare, riutilizzare, ridurre il nostro impatto sul pianeta. Dunque qui potrete scoprire come la creatività italiana può aiutare a rendere la vita più sostenibile e più bella. Allora seguitemi, proseguiamo il viaggio nel nuovo Lingotto. Là fuori c'è il giardino di Casa 500, il più grande giardino sospeso d'Europa, un nuovo polmone verde per la città, aperto a tutti i torinesi e a chi vorrà farci la visita. Andiamo. Come vi raccontavo, siamo sul tetto di una ex fabbrica. Allora, fatemi dire, non c'è niente di più simbolico di convertire una fabbrica in un giardino. Infatti, una fabbrica costruita all'inizio del Novecento, dunque inquinante, ma non è scontato che diventi il polmone verde di una città. E poi, che dire di una pista segreta dove sono invitati tutti? Per non parlare di un tempio del lavoro che diventa un luogo di relax. Ma non guardate solo il giardino. Qui ciò che conta è la combinazione di giardino e di pista, di natura e di mobilità. Una pista elettrica a pochi metri dal cielo, su cui potrete girare tutti voi. Sì, qui potrete tutti provare l'emozione di guidare la nuova 500 elettrica sulla pista più iconica al mondo, in silenzio e magari con i capelli al vento, respirando aria più pulita. Eh sì, parlo di aria pura, perché queste 40.000 piante attorno a me sono campionesse nel pulire l'aria. Sono state scelte per questa missione precisa, come questa, che stranamente si chiama Smoke Tree, albero del fumo, forse perché di fumo ne assorbe una quantità. Poi abbiamo scelto piante capaci di vivere con poca terra, poca acqua e tanto vento, perché siamo giustamente su un tetto. Allora, come direbbe il mio bimbo di 5 anni, queste piante hanno superpoteri, anzi, alcune sono addirittura nutrienti e altre aiutano la meditazione, dunque nutrienti anche, ma per la mente.
Davvero, la nostra pista 500 è un posto per scoprire la magia delle piante e imparare. Ci sono perfino delle zone dove i bimbi possono imparare giocando. Vedete, l'obiettivo di questo posto non è solo promuovere un'auto, è molto di più. È un discorso di responsabilità, di comunità, di cultura, di cura per l'ambiente. Allora, questo luogo magico, ieri, lo abbiamo simbolicamente aperto a tutta la comunità, consegnando le chiavi alla sindaca. Ma andiamo avanti e, dopo il giardino, vi volevo parlare di un nuovo frutto. Beh, siamo a fine settembre, dunque un frutto che non è solo green, è anche rosso. E qui parlo letteralmente del colore. I colori, lo sappiamo tutti, sono importanti per 500. È una macchina che dà colore alla vita e alla città. Ma, e siete stati numerosi a farmelo notare, sulla 500 elettrica mancava uno dei colori più popolari, il rosso. Sì, è vero, abbiamo una palette di colori bellissima, ispirata agli elementi naturali, terra, aria e acqua, ma volutamente abbiamo lasciato da parte il quarto elemento, il fuoco. Perché? Perché il fuoco significa combustione e combustione significa inquinamento. Ma ieri qualcosa è cambiato. Infatti abbiamo avuto qui con noi una persona che al rosso dà un significato diverso, positivo e fortemente etico. Non ha bisogno di presentazioni. Bono è una leggenda non solo della musica, ma anche dell'impegno contro le malattie e le pandemie. La sua organizzazione, magari la conoscete, si chiama RED. E se ancora non conoscete RED, sicuramente conoscete i loro prodotti. Tanti sono diventati successi mondiali. Ma un'auto non è mai stata RED, almeno fino a ieri. Dunque, oggi sono fiero di potervi presentare la prima auto RED. Fatemi dire, in questo caso, la vernice rossa non è solo un colore, è un messaggio. Etica ed estetica che lavorano insieme. Vogliamo che 500 porti per le strade quel messaggio. Proteggiamo il pianeta e i suoi abitanti. Voglio dire, la 500 RED è elettrica per rispettare la Terra ed è RED per combattere le pandemie. Ed è proprio per questo che simbolicamente il pedale dell'acceleratore è rosso e che il sedile del guidatore è rosso. È un modo per dire che tutti noi possiamo fare qualcosa, che tutti noi possiamo guidare il cambiamento. Allora questa 500 RED diventerà un protagonista importante nella nostra gamma. Si inserisce tra la Action creato per gli Eco Commuters e la Icon, il livello top, per chi vuole fare colpo senza colpire il pianeta. La RED si colloca in questo spazio, nel cuore pulsante della gamma 500. Ecco, vi ho raccontato tutto ciò che è successo ieri. Ma consentitemi due parole sull'oggi e sul domani. Oggi Fiat è la marca numero uno in termini di volumi globali nell'intera scuderia del gruppo Stellantis. Solo nei primi 8 mesi dell'anno abbiamo già superato il 1 milione di auto vendute nel mondo. Questo risultato è frutto della capacità di interpretare le vere necessità delle persone ovunque siano. Siamo leader delle city car in Europa, dei pick-up in Brasile e delle berline medie in Turchia. E ora la nuova 500 è già leader tra le city car elettriche in Europa. Ed è sulla strada per diventare la prima city car tutta elettrica, solo elettrica, del mondo. In sintesi, Fiat è un po' come le piante qui attorno a me oggi, con un enorme potenziale di crescita, che ora finalmente, grazie a Stellantis, potrà sbocciare. Credetemi, Stellantis ha la forza finanziaria e tecnologica per farci cambiare marcia a livello globale. Per noi questo significa un nuovo modello ogni anno e ogni nuovo modello con una versione completamente elettrica. Ecco, il futuro ci porterà lontano, ma sempre prenderà la sua carica da due cose fondamentali: rispettare il pianeta e far tesoro delle nostre radici, che sono proprio qui a Torino. Grazie e alla prossima.